del ciclo 2019 della fisica incontra le città. Questa sera abbiamo invitato a parlare Luca Tortora, che è un chimico, si è laureato in chimica a Napoli, poi ha conseguito un dottorato in scienze e tecnologie chimiche all'Università di Tor Vergata e attualmente è ricercatore presso il Dipartimento di Scienze dell'Università Roma III. Ed è responsabile del laboratorio di analisi delle superfici. Quindi lui studia le superfici, però siccome gli piace l'arte, molto spesso studia le superfici delle opere d'arte. E in questo ambito lui è anche il coordinatore del nodo di Roma 3 del Cultural Heritage Network e è uno dei ricercatori di Roma 3 che lavorano all'interno del distretto tecnologico per i beni culturali della Regione Lazio. Oggi, per stuzzicare la vostra curiosità, Luca ci ha portato un'opera d'arte originale e quindi farà qui delle misure con alcuni strumenti che sono quelli che vengono spesso utilizzati per fare le indagini sui beni culturali in situ, che sono indagini di solito preliminari per indagini successive fatte con strumentazione più complessa che non si può spostare dal laboratorio, come appunto la strumentazione che si trova nel laboratorio diretto da Luca. E quindi vi auguro un buon ascolto e do la parola a Luca. Grazie Maria Antonietta e grazie a voi per essere qui. La mia sarà, come ha detto giustamente Maria Antonietta, diciamo un talk un po' diverso. L'abbiamo pensata, l'abbiamo perché non è solo opera mia, ma diciamo di tutto il gruppo del Laboratorio di Analisi Superfici, come una presentazione, diciamo, un po' che vi stimolasse, interattiva. E quindi l'idea era provare a farvi vedere di persona quello che succede durante un'analisi preliminare. Ovviamente su un'opera d'arte abbiamo scelto un dipinto e abbiamo scelto a tavolino di costruire un dipinto e tramite questo raccontare una storia. Detto ciò, noi ci occupiamo, come ha detto Maria Antonietta, fondamentalmente di il nostro core business è lo studio di materiali nanostrutturati, superfici a bassa dimensionalità e ci piace anche occuparci di arte. Questo viene ovviamente incontro a tutta una serie di conoscenze che vengono richieste su questo campo e a competenze di differente tipologie. La presentazione si svolgerà in questi termini. Ci sarà diciamo una prima parte iniziale dove andremo a vedere insieme, per i profani e non, quali sono i segreti che ci sono dietro un'opera d'arte, quindi le tipologie di segrete nascoste dietro un'opera d'arte. E passeremo dopo a capire quali sono le competenze coinvolte, perché i beni culturali è forse l'unico, più della medicina, a mettere dentro tutta una serie di competenze, perché dentro, oltre a quelle scientifiche, ci sono anche quelle umanistiche. Poi parleremo un po' ovviamente quali sono le tecniche fisiche e focalizzeremo l'attenzione un po' su quelle, i rami su cui noi siamo, diciamo, un po' più esperti. Tra questi vedremo un po' di tecniche di primo approccio, come dicevamo, per fare una caratterizzazione, una diagnostica di carattere generale, poi scendendo un po' su una tecnica un po' più particolare, meno conosciuta, che è il bombardamento ionico a bassa energia, che facciamo nel nostro laboratorio, ed è un'expertise, una competenza particolare. Io inizierei, ovviamente, quando si parla di un segreto dietro un'opera d'arte, la prima cosa che si pensa, beh, se c'è un segreto è un falso, sicuramente è un falso. Beh, il falso è uno degli aspetti più complessi in assoluto da poter indagare. Perché? Perché a volte i falsari non sono tanto bravi e il falso ovviamente è facilmente
si può discernere facilmente dall'originale. A volte invece è più difficile. Vi ricorderete che negli anni Ottanta c'è stato il famoso caso delle teste di Modigliani, dove un gruppo di bontemponi aveva deciso di sotterrare una serie di teste, insomma, su ispirazione di Modigliani. E questo caso fece scalpore perché furono attestate anche, diciamo, come originali, ma ciò ovviamente non era vero. Il falso è complicato anche perché lo stesso artista può dipingere la stessa opera più volte. Forse perché ha avuto un particolare successo, sappiamo che alcuni artisti, per esempio, ridipingevano la stessa opera retrodatandola perché in quel periodo valeva di più. Quindi è difficile capire se realmente c'è un falso o no. E è strano pensare che esiste, io l'ho scoperto, purtroppo non mi vergogno a dirlo, poco tempo fa, che esiste più di una Monna Lisa. Io, perdonatemi, faccio una premessa, anche se ho già iniziato, parlerò con forse un po' di superficialità su alcuni campi, come per esempio l'arte, volerò leggermente su alcuni concetti di fisica e di chimica. Quindi chiedo venia se a volte dirò, soprattutto sui campi non a me pienamente affini, qualcosa di qualche castroneria. Beh, allora, ritornando al discorso, esiste più di una Monna Lisa. Quindi oltre a quella del Louvre, dei primi del 1500, ne esistono altre. In particolare c'è la Monna Lisa più giovane, e la cui attribuzione sembra essere stata fatta realmente al maestro, a Leonardo, ma sembra quasi un'opera prima di quella che poi è la più famosa Monna Lisa. Quindi è come se fosse uno studio preliminare, è conservata all'interno di una collezione privata in Svizzera, e gli studi che sono stati effettuati sembrerebbero avallare l'ipotesi che sia di Leonardo. Ne esiste un'altra ancora, quella del Prado, che vedete qui al centro, su cui ancora c'è un dibattito acceso, perché questa, anche se non si vede bene, è come appariva inizialmente. Durante una serie di studi di diagnostica svolta in corso, è spuntata alle spalle, oltre questo nero, un paesaggio, e forse proprio su questo paesaggio si discute se realmente sia attribuibile a Leonardo o no. Ne è spuntata poco tempo fa addirittura una terza, la Monna Lisa di San Pietroburgo, di cui sappiamo poco, perché i russi non vogliono che si svolgano indagini, perché svolgere le indagini significa confermare o no un'attribuzione. Per fare ciò, per esempio, ultimamente a Roma 3 è nato il Laboratorio del Falso. È una sinergia di competenze di carattere storico, artistico, umanistico, scientifico, c'è il Dipartimento di Scienze, c'è giurisprudenza per gli aspetti giuridici. È un organismo molto complesso che mira, in collaborazione con il TPC dei Carabinieri, tutela del patrimonio, e mira proprio a cercare di capire e aiutare i carabinieri a capire quali siano realmente falsi e quali no. Vi dicevo, il primo lavoro nel campo del falso è proprio fatto da uno storico, colui che conosce l'opera, conosce l'artista, sa le geometrie, le forme, i colori, quali venivano utilizzati in un tempo e quali no. Ed è proprio per questo che viene fatto il primo esame, quello autoptico, ovvero osservare l'opera. Non è banale, perché questo prevede che uno storico dell'arte sappia e conosca molto bene l'autore e le opere. Questo, per esempio, è uno studio fatto di simmetrie, di geometrie, distanza tra gli occhi, distanza della bocca, appunto per l'attribuzione di the earlier Monna Lisa, cioè la Monna Lisa più, diciamo, più giovane, e che è datata più o meno 50 anni prima rispetto alla Monna Lisa del Louvre. Ovviamente affiancato a questo c'è la diagnostica che può essere di differenti tipologie, cioè è possibile utilizzare differenti sonde, differenti strumenti per ottenere informazioni su diversi aspetti, come per esempio, questo è un esempio di luce ultravioletta per andare a studiare la vernice, o la riflettografia infrarossa per andare a vedere cosa c'è sotto il dipinto, o addirittura l'analisi al raggi X per andare a capire la struttura del dipinto o andare a indagare anche
qualche pigmento di natura inorganica. Altro segreto celato dentro un'opera è il pentimento. Il pentimento fa parte dell'artista e ne descrive anche un po' il suo carattere. Più pentimenti all'interno di un dipinto descrivono un carattere irrequieto o un periodo complicato per l'artista. Questo a sinistra vedete un Van Eyck, è il matrimonio degli Arnolfini, e qua in particolare c'è un dettaglio sulla mano, dove si vede che è stata posizionata più volte in posizioni differenti, piccolo dettaglio, ma relativo solo a una piccola porzione. Mentre invece sulla destra vedrete il bronzino, Venere, amore e gelosia, e in basso a destra c'è il satiro. La testa di questo satiro prima era posizionata alle spalle di questo putto. Questo è un pentimento, quindi inizialmente l'aveva posizionata aveva posizionato il satiro in questa posizione, poi l'ha ricoperto con un putto e grazie alla riflettografia si è potuto vedere che alle spalle, vedete alle spalle queste sono le spalle del putto e sotto vedete la faccia del satiro. Altro pentimento, diciamo un po' più recente e ancora in fase di discussione, è per la più famosa, diciamo, Dama con l'ermellino di Leonardo. Quella che già conoscete, studi diciamo abbastanza recenti prevedono che l'aggiunta della mano e dell'ermellino sia aggiunta dopo. Quindi inizialmente la dama doveva avere una mano poggiata sul braccio, ci sono alcune, non ve l'ho mostrate perché non posso mostrarvi tutto, però ci sono alcune immagini, sempre in riflettografia, che fanno vedere alcune dita poggiate qua sopra. Successivamente la mano è stata poi, sembrerebbe essere stata ridisegnata in questa posizione, e anche sullo stesso ermellino c'è tutto un dibattito se sia un furetto o un ermellino, quindi insomma il dibattito su questi argomenti sono sempre molto vivaci e accesi, però è bello studiarne la storia. Altro aspetto è la censura. La censura però è un aspetto relegato in un determinato periodo storico. Quindi mentre quello che abbiamo visto fino ad ora sono trasversali su tutti gli artisti, la censura invece è relegata a un determinato periodo. Perché diciamo qui siamo con quest'opera di Hieronymus Bosch del 1480 nel Giardino delle Delizie, opera spesso che in televisione anche viene censurata, perché ovviamente non c'erano problemi di proibizionismo, non c'era una censura, è un'opera dove si vede una sorta di Eden, anche qui l'attribuzione, Hieronymus Bosch è un artista con una grossa fantasia e quindi posizionava i suoi personaggi all'interno di ambienti molto particolari. E questo è un quadro, andandolo a guardare nel dettaglio, è un quadro abbastanza spinto, dove ci sono posizioni particolari, dove diciamo i fiori vengono utilizzati in un modo strano, questo è un dettaglio, e addirittura ci sono strani portavasi, come questo, ecco. E quindi stai portafiori e ovviamente tutto ciò non ricadeva, eppure siamo alle soglie del 1500 e subito dopo, diciamo intorno al 1560, c'è il Concilio di Trento. Il Concilio di Trento determina che le nudità nell'arte religiosa dovranno essere censurate, quindi quelle esistenti e in divenire non devono avere nudità, mentre invece quelle già preesistenti devono essere censurate. Due sono i casi più famosi, ovviamente lo abbiamo in casa, il Giudizio Universale di Michelangelo, e subito dopo la morte di Michelangelo il Papa Giulio III decide e dà incarico a Daniele da Volterra di censurare tutte, diciamo, le nudità all'interno del Giudizio Universale. Particolare di rilievo sono San Biagio e Santa Caterina. San Biagio e Santa Caterina sono state addirittura
con lo scalpello rimosse, in particolare San Biagio è stato completamente, la parte del busto di sopra è stato rimosso e ridisegnato, perché l'allusione la vedete. C'è San Biagio alle spalle di Santa Caterina, con uno sguardo, diciamo, concupiscente alle spalle, e da dietro c'è Santa Caterina che se ne guarda bene. Quindi il viso è stato, la parte superiore è stata rimossa, ridisegnata orientando lo sguardo in un altro verso, e nel frattempo sono state ricoperte, Santa Caterina è stata ricoperta con alcuni drappeggi. E ovviamente sono stati messi drappeggi a tutta una serie di personaggi, tant'è che, visto che braghe ne sono state messe a molte persone, Daniele da Volterra è stato soprannominato il Braghettone, proprio perché il suo compito è stato censurare tutti quanti. Bene, altro esempio è il Masaccio. Il Masaccio, in particolare a Firenze, la cacciata dal paradiso, durante la parte di restauro hanno visto ovviamente questa azione di censura su Adamo ed Eva di foglie poggiate ovviamente sulle parti intime. Dopo il restauro questo è stato rimosso e questo è l'aspetto originale. Quindi, come vedete, la censura ha un suo periodo storico ed è un fenomeno relegato in un determinato periodo storico, quindi non molto diffuso, ma non è stato solo su dipinti e affreschi, anche su statue. Quindi quello che vedete a sinistra è il Cristo della Minerva di Michelangelo, a cui è stato applicato un drappo proprio per coprire le nudità. Se, diciamo, dopo una serie di studi, volendone apprezzare realmente come era in precedenza, si può andare a Bassano Romano, perché quella conservata a Bassano Romano, chiamato appunto il primo Cristo della Minerva, è quello che teoricamente come doveva essere in principio prima di essere censurato. Quindi anche sul materiale lapidio è stata applicata la censura. Uso e riuso. Perché? Perché una tela nasconde anche un periodo storico complicato da un punto di vista economico. Ovvero molti artisti che si trovavano o in un periodo storico complicato oppure in una situazione personale complicata. Sappiamo che molti artisti giustamente vivevano la vita e scialacquavano ciò che riuscivano ad ottenere, a guadagnare, a volte riutilizzavano le tele. Quindi anche dipinte da loro stessi, ma le riutilizzavano per una nuova commissione. Questo è l'utilizzo e il riutilizzo dello stesso materiale, o magari di altre tele, perché il costo del supporto ligneo e della tela era più alto rispetto al costo dei pigmenti. Questo è l'esempio di Pablo Picasso, il vecchio chitarrista, dove attraverso una riflettografia infrarosso si riesce a vedere, se riuscite ad apprezzarlo, si riesce a vedere al di sotto l'immagine di una donna. Questo è il viso, queste sono le spalle, e poi qua riuscite a vedere le gambe. Questa, dice, la domanda ovviamente dice, vabbè, ma questo può essere anche la tela di un'altra persona che Pablo Picasso ha riutilizzato. Questa è l'immagine di diffrazione a raggi X, dove anche qui si vedono alcuni dettagli della donna, i piedi, le gambe. Al Museo del Picasso di Barcellona sono conservati due bozzetti. In particolare, come vedete, questi due bozzetti di Picasso, una si chiama The Blue Nude, le forme della donna sono le stesse che rivediamo nella riflettografia IR. E anche a sinistra, in questo schizzo, come vedete, si rivedono la disposizione delle gambe, un po' il viso riprende invece da quest'altro bozzetto, e c'è anche la chitarra. Quindi significa che aveva già approntato una tela con un disegno e con un soggetto, e poi l'avrà riutilizzata forse per un'altra commissione o eventualmente per, diciamo, un altro approccio stilistico. Il disegno preparatorio. Altro aspetto importante che si nasconde sotto la tela è il disegno preparatorio, cioè tutto il lavoro che viene fatto a livello di progettualità iniziale, che poi molto spesso è diverso rispetto al prodotto finale che voi osservate.
ed è importante conoscerlo, perché a volte tra l'inizio di un'opera e la fine passa tanto tempo. Quindi quello che era in mente all'inizio non è quello che poi voi apprezzate. Questo è un Giovanni Battista del 1500 e questa è un'immagine a colori e questa è un'immagine all'infrarosso, quindi vedete tutti i tratteggi a matita, anche diciamo una disposizione differente di questo oggetto che è in mano, il disegno dell'aureola e tutti questi schizzi al di sotto, lo stesso è per l'appartamento del Borgia del Pinturicchio. Questa è un'immagine a colori normale ottenuta con una lampada alogena e questa è un'immagine IR a farsi colori dove c'è il rosso, il verde e l'IR. E questa parte in verdino che vedete, insomma con la risoluzione del proiettore non si apprezza al meglio, ma c'è tutto il disegno preparatorio per realizzare questo drappeggio, questa veste. Altro ultimo, diciamo, aspetto importante nascosto è l'opera di restauro. Se il restauratore è in gamba, riesce, non mi butto diciamo nella tematica, ma diciamo se il restauratore è in gamba riesce a effettuare un restauro che all'occhio di un profano non si nota. Ovviamente c'è tutta una scuola di restauro dove invece bisogna in particolare rimarcare le zone che sono state per farle a un occhio più attento, distinguerle dalle zone invece originali. Però per esempio la fluorescenza UV può essere nell'ultravioletto, la radiazione nell'ultravioletto può essere utilizzata per andare a vedere se sono stati effettuati dei ritocchi sulla superficie. In particolare quando la vernice, che è l'ultimo strato che viene applicato in questo caso su un dipinto, quando l'ultimo strato viene applicato sulla superficie la vernice invecchia e invecchiando con il tempo riesce a riemettere luce nel visibile irradiandola con una sorgente ultravioletta. In questo caso si vedono le parti che vedete in scuro, sono ritocchi perché i ritocchi fatti recentemente non riemettono nel visibile, quindi se la fotografate con una fluorescenza UV le parti di ritocco risulteranno scure. Se infatti ci fate caso vedete che c'è al centro una linea nera, tutta una serie di piccoli interventi, ma in particolare vedete in alto a destra c'è una zona completamente scura che invece nell'immagine a colori risulta normalmente presente. E queste sono tutta una serie di interventi di restauro e di ritocchi effettuati sull'opera. Poi capita a volte che durante un restauro si scoprano tante cose, come è successo, vi ho fatto vedere anche, questo è uno degli esempi più famosi, è il ragazzo in blu di Gainsborough, e dove si è visto che il signore prima aveva una passione per i cani, che però col tempo sono scomparsi ed è stato soppiantato da una fitta vegetazione. Quindi il restauro è anche, anzi direi, il primo momento in cui ci si approccia a un'opera e può essere poi indagata e restaurata e indagata, diciamo, con una diagnostica un po' più approfondita dell'aspetto autoptico. Passiamo un po', diciamo, io vi ho fatto vedere molta parte di dipinti, affreschi, anche perché questo rappresenta, diciamo, la gran parte del patrimonio artistico presente, ma ora ovviamente c'è anche il materiale lapidio, la carta, c'è il materiale, i metalli, e quello con cui ci si approccia da un punto di vista diagnostico sono tecniche fisiche e chimiche per andare ad indagare una serie di problemi. Problemi che, per esempio, nel caso dei metalli può essere i problemi di corrosione, accoppiamenti galvanici che portano al deterioramento del metallo, oppure sulla superficie di un materiale lapideo agenti corrosivi che vengono dall'esterno, o in particolare uno degli aspetti più interessanti per chi studia questo sono appunto i dipinti, proprio solamente per il motivo che il dipinto è realizzato da una serie di strati molto sottili e difficili da indagare. Proprio perché questo è un esempio di una stratigrafia, cioè questa che vedete qua sotto è una tela e qui è più o meno uno schema di come è realizzata una tela, ma noi abbiamo studiato
dipinti che hanno 7-8 strati differenti di natura inorganica, organica, con mistioni di organico e inorganico che interagiscono tra di loro, e più o meno la parte relativa alla chimica di un dipinto permette uno al restauratore e al conservatore di sapere come intervenire. Quindi sapere qual è la composizione chimica di un determinato dipinto permette di fare tutta una serie di interventi e speculazioni su quello che è, come è possibile approcciare e magari porre rimedio o prevenire il degrado di un determinato tipo di opera. Quando si parla di beni culturali, e anche io ve l'ho accennato inizialmente, si parla molto spesso in modo superficiale di multidisciplinarità, transdisciplinarità, interdisciplinarità, utilizzandolo in modo generico. C'è una differenza. In generale si parla di intradisciplinarità quando è il singolo proprietario di una competenza a lavorare all'interno della sua stessa disciplina. Quando si affaccia ad un problema, come in questo caso può essere i beni culturali, si parla di multidisciplinarità, ovvero più competenze singole che rimangono all'interno del loro ambito si approcciano ad un problema. Questa è la multidisciplinarità. Quando invece incominciano a vedere il problema non più dal punto di vista della propria disciplina, ma dell'argomento con cui si stanno interfacciando, della persona con cui si stanno interfacciando, a quel punto si parla di cross-disciplinarità. L'intersezione, come vedete, aumenta sempre di più, e nel caso dell'interdisciplinarità, quello che si fa è si integrano conoscenze e metodi di indagine, vengono integrati con quello che è l'obiettivo finale. Quindi significa che il fisico non lo guarda solo dal punto di vista di fisico di struttura della materia, ma si affaccia al mondo dei beni culturali cercando di capire quali metodi e quali competenze può mettere a disposizione e modificare le proprie competenze in funzione di quello che serve. Così come il chimico, così come l'ingegnere, e così come vedremo altre discipline. L'optimum sarebbe la transdisciplinarità, cioè creare un'unica unità dove all'interno tutte le persone lavorano all'interno dello stesso ambiente e, diciamo, lasciando alle spalle quello che è la tematica di ricerca personale, mantenendo il background scientifico ma approcciandosi e interagendo con lo storico, il restauratore, il conservatore, chi è, diciamo, il fruitore finale, l'utente finale. Per fare ciò sono nate una serie di infrastrutture di ricerca, alcune specifiche, altre miste. Vi ho parlato del laboratorio, per esempio del falso, dove ci sono tutta una serie di competenze, ma soprattutto noi ci siamo approcciati al campo dei beni culturali grazie alla nascita circa 7 anni fa di questa infrastruttura del Cultural Heritage Network dell'INFN. Il nostro è un laboratorio INFN dove convivono non solo l'INFN ma il Dipartimento di Matematica e Fisica e il Dipartimento di Scienze. Quindi già noi al nostro interno, poi vi farò vedere alla fine, ci sono una serie di competenze: c'è il fisico, c'è il chimico, c'è il conservation scientist, c'è l'ingegnere. Bene, l'INFN aveva deciso 7 anni fa di creare un'infrastruttura di quelle che vengono chiamate large scale facility, cioè laboratori dove si studia la materia ma applicata ai beni culturali, ed è nato CHNET. Noi siamo all'interno di CHNET, ma siamo anche all'interno di IRIS, l'European Research Infrastructure for Heritage Science, che mette insieme una serie di competenze sparse in tutta Europa e laboratori di eccellenza per lavorare sui beni culturali. Ma ne esistono altre, non per ultimo il DTC, dove ci sono all'interno tutta la serie di competenze degli Atenei del Lazio e degli enti di ricerca, CNR, INFN ed Enea, e poi c'è anche il CNA. Domanda da farsi:
Dice, tu mi hai parlato di infrastrutture di ricerca grandi, quindi a me conviene portare eventualmente un campione a studiare in un grande laboratorio come può essere Frascati, Grenoble o altri in giro, oppure conviene prendere uno strumento come uno di questi che vedete qua sotto e fare un'indagine sul posto? Non c'è una risposta. Non c'è una risposta perché le esigenze sono differenti. Le esigenze sono differenti. Ognuno. Ci sono opere che possono essere spostate e opere che devono rimanere sul posto. Ci sono opere che possono essere campionate, quindi possiamo prelevare un pezzo del campione, e ci sono opere che non possono essere toccate. Ci sono opere che hanno bisogno assolutamente di tecniche non distruttive e invece ci sono opere per cui un pezzo può essere sacrificato in nome della scienza e della conoscenza. Quindi non c'è ovviamente una sola soluzione definitiva, la soluzione migliore, anche perché, come vedremo, il livello di informazione che forniscono queste tecniche è differente. Ovviamente, come vi aspettate, come potrete aspettare, le tecniche portatili forniscono un primo approccio all'indagine, non sono del tutto esaustive. A volte, combinando e mettendo insieme più tecniche, si può avere un quadro portatile, si può avere un quadro, diciamo, più completo della situazione. Ovviamente, potendo invece prelevare un pezzo del campione, è possibile avere un livello di informazione molto più alto rispetto a quello che si ottiene con una tecnica portatile. Scusatemi, io guardo l'orologio perché vorrei farvi vedere. Allora, arriviamo al nostro Mondrian. Ovvero il quadro che vedete qua là sotto è un quadro costruito ad hoc, che cela dei segreti all'interno e oggi cercheremo per il tempo che abbiamo di svelarne alcuni. Mondrian già al primo, come dicevamo, al primo esame autoptico, quello che si vede innanzitutto Mondrian si colloca tra la fine del 1800 e la fine del 1900. È diciamo, uno dei padri del neoplasticismo, utilizza quadri molto geometrici, linee dritte, ma quello che risalterebbe all'occhio di uno storico, la prima cosa, è che il nostro quadro che abbiamo realizzato utilizza colori differenti rispetto all'originale. Mondrian utilizzava solo il nero, il rosso, il giallo ed il blu. Lì ne trovate un putpurri di colori, ovviamente per esigenze scientifiche. Quindi già un primo esame autoptico, quello che viene è che ovviamente non è un Mondrian originale, altrimenti non saremmo qui. Ma l'ispirazione è un tableau. Ovviamente, essendo tutti scienziati, il nome, diciamo, l'ispirazione si chiama Tableau One, e credo, francese, e ovviamente essendo noi tutti scienziati abbiamo scelto di riprodurre un quadro il più semplice possibile, che avesse delle geometrie facili da realizzare sicuramente. Bene, questo quadro è stato realizzato utilizzando pigmenti e coloranti, quindi di natura inorganica e di natura organica, di differenti età. Lì in alto a destra vedete c'è una scala temporale, questa è la preistoria, il periodo del Medioevo, Rinascimento, fino ad arrivare al XX secolo. Ognuno di questi è un potenziale pigmento colorante. Ovviamente il nero ottenuto dal carbone si utilizza dai tempi della preistoria, così come l'ambra, così come l'ocra, sono colori che vengono utilizzati da sempre. Poi con il passare del tempo sono stati introdotti ovviamente nuovi pigmenti di natura inorganica o di natura organica fino ad arrivare al XIX-XX secolo, l'esplosione della chimica di sintesi, dove i coloranti vengono sintetizzati in laboratorio, prendendo ispirazione anche dai coloranti naturali. Quindi vengono sintetizzati e vengono realizzati nuove tipologie di colore. Come vedete, questa scala arriva, diciamo, fino al XX secolo con nuove tipologie di pigmenti e di colori. Noi abbiamo realizzato questo utilizzando alcuni
di alcuni leganti, alcuni pigmenti. Viver Giove prima era di natura organica, ognuno di questi è un atomo di carbonio, oppure utilizzando dei leganti di natura come può essere la caseina, l'uovo, sono diversi i leganti che si utilizzano all'interno di un dipinto. In generale si prende il pigmento, si scioglie all'interno di questo legante e si dà con il pennello. La parte finale è solitamente una vernice. La vernice, come vi dicevo prima, ha una funzione protettiva e oltre a dare una brillantezza al dipinto. Bene, fluorescenza UV. Vediamo prima, vi ho parlato della fluorescenza UV. La fluorescenza UV è una delle... ci troviamo in una lunghezza d'onda che va più o meno dai 200 ai 400 nanometri e abbiamo il vicino e il lontano UV, è una radiazione che si ferma al primo strato. E se vi ricordate, ve ne ho parlato quando abbiamo parlato dei ritocchi. Vi ho parlato di fluorescenza UV quando abbiamo parlato dei ritocchi. Quando siete pronti, ditemelo. Operativi. Allora, aspetta. Allora, questa è la fluorescenza UV. Come vedete, si ferma all'inizio. Qui abbiamo quella che era la stratigrafia di cui vi parlavo. Abbiamo la tela, c'è uno strato, una base. Questo che è underdrawing è una ridipintura al di sotto, quello che abbiamo visto, che può essere un pentimento, un disegno preparatorio qua sotto. Poi abbiamo questo strato che è, diciamo, lo strato pittorico, quello che vedete, e poi c'è l'ultima parte, vernice, la vernice che serve a proteggere il quadro. La radiazione UV nell'ultravioletto si ferma sul primo strato. Quindi cosa succede? Se c'è un ritocco, come vi avevo detto poc'anzi, sulla superficie, tutto ciò che non è stato ritoccato si riflette, e quindi avete l'immagine così come la vedete, lì dove è stato effettuato un ritocco viene assorbita e non viene riemessa luce nel visibile, e quindi avete delle zone scure. Lì dove la vernice, dove è stato fatto un ritocco, o anche semplicemente la vernice non c'è più. Quindi se l'opera d'arte si è degradata, lo vedete attraverso la fluorescenza UV. Quello che abbiamo fatto noi è simulare, ovviamente per fare in modo che la fluorescenza UV si veda su un dipinto bisogna aspettare, che so, un centinaio d'anni, più o meno che reticoli tutta la vernice, non avevamo questo tempo, né potevamo invecchiarla, perché si può anche invecchiare. Quindi cosa abbiamo? Abbiamo utilizzato un escamotage per farvi vedere quello che succede irradiando con una luce UV. Questo è il dipinto. In particolare abbiamo realizzato su una zona del dipinto, che è la parte bianca, ecco, già ora riuscite a vedere illuminato, questa che vedete in violetto è la luce UV, eccola. Vedete che c'è un quadrato più scuro e un quadrato più chiaro? Bene, il quadrato più chiaro, immaginate che sia come era originariamente l'opera. Il quadrato invece scuro che vedete qui al centro è un'opera di restauro effettuata sopra. Quindi significa che l'UV sta interagendo con la vernice, in questo caso dove la vernice è presente, qua sopra, mentre invece qui è stata applicata un intervento di restauro con una vernice fresca che non ha reticolato e quindi la vedete in modo più scuro. Quello che state vedendo, i colleghi stanno irradiando ora la superficie e in particolare, se andate a vedere sul monitor, ecco le due zone, questa che vedete un po' più scura e quella un po' più chiara. Questo è un microscopio che irradia in particolare con luce nell'ultravioletto e permette appunto di apprezzare queste differenze. Andiamo avanti, ne abbiamo viste altre, ritorniamo qui. Quindi quello che abbiamo visto è che in questa zona c'è qualcosa che non va, che non sia la degradazione della tela o della vernice o un intervento di restauro, c'è ad un'indagine UV preliminare, c'è qualcosa che è sull'intero dipinto, una zona che non dovrebbe essere come era stata pensata inizialmente. Oltre a questo... Riflettografia IR. Vi ho parlato della riflettografia IR perché
perché è una delle tecniche più utilizzate. L'avete visto, poc'anzi vi ho mostrato tutta una serie di immagini, quando abbiamo parlato delle ridipinture, dei pentimenti, molte di queste sono fatte in riflettografia IR, perché, ora lo capite, se l'ultravioletto si ferma qui, il visibile attraversa la vernice che è trasparente e vi permette di apprezzare lo strato pittorico, a un certo punto l'infrarosso permea al di sotto dello strato pittorico. Quindi la radiazione infrarossa, qui ci siamo intorno a, si cambia unità di misura solitamente, non si va più in nanometri ma si va in centimetri alla meno 1 e si sta nel medio infrarosso tra i 400 e i 4000 centimetri alla meno 1. La radiazione infrarossa permette di penetrare lo strato pittorico, arrivare fino alla base, ritornare indietro e fornire un'immagine di quello che c'è sotto, quindi non di quello che stiamo vedendo con il visibile, con la luce solare, ma di quello che c'è al di sotto. Per fare ciò ci si dota solitamente di una macchina fotografica. Macchina fotografica che può essere modificata. È un, come vedete, allora Stefano è, poi ve lo presenterò con calma, è dell'Ars Mensure, che è la, diciamo, la società leader in diagnostica nel Lazio, e in particolare è dotato di una macchina fotografica reflex su cui è stata privata di un filtro per l'infrarosso, perché altrimenti noi vedremmo tutte le radiazioni infrarosse presenti nello spettro, che sono presenti anche ora, in particolare ora più al sole, diciamo, alla luce solare. Quindi cosa fa? Privata di un filtro per la parte IR, permette di scattare alcune foto raccogliendo quello che c'è al di sotto. Quindi per fare ciò, questo per esempio è il volo in Egitto, è conservato a Vienna, questo è quello che si vede con una luce visibile e questo invece è quello che si vede con una CCD, è una semplice fotocamera privata in particolare di un filtro IR. C'è la possibilità di cambiare proprio il rivelatore all'interno della macchina fotografica e mettere un rivelatore chiamato INGAS, dove sono sigle di composti organici, di elementi chimici. E come vedete la differenza è notevole, perché è possibile andare a recuperare una frazione dell'infrarosso ancora più specifica che proviene dai primi 1-2 micron. C'è una teoria che si chiama Kubel-Kamunk, in particolare Van Aspen de Boer ha applicato questa teoria Kubel-Kamunk sull'infrarosso e ha visto che la maggior parte delle cose interessanti nei dipinti proviene dai primi 2 micron, ovvero sotto il dipinto si trovano tutta una serie di aspetti interessanti. E ora Stefano ci farà vedere cosa noi abbiamo provato a fare qualcosa e Stefano ci farà vedere cosa c'è al di sotto. Stefano mi dice, se qualcuno di voi vede qualcosa che non è nel quadro, alzi la mano. Per fare ciò, il campione e il quadro viene irradiato con una lampada alogena che fornisce una radiazione completa, tra cui anche l'IR. Ora, Valerio inquadrerà la macchina, il display della macchina fotografica e Stefano vi farà vedere, un attimo, ha ragione. Eccoci. Proviamo a mettere a fuoco nel frattempo, e tutto questo è stato provato mezza volta, quindi apprezzate. Ah, ecco. Come vedete, quello che compare sul display della macchina fotografica è, almeno in questa zona, simile a quello che state vedendo. Sta inquadrando la zona del blu, ora si sposta sul nero, si sposta. La macchina solare non è buona, non vede,
Eccola. Eccola, 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 eccola. Roma 3. Beh, quello che volevamo cercare di farvi vedere, quello che cercavamo di farvi vedere è un po' quello che hanno realizzato i ragazzi, ovvero questo. Una, oltre al disegno preparatorio, al di sotto della tela sono stati realizzati i loghi. Quello che si vedeva bene, almeno sulla macchina fotografica, insomma, era questa parte qui, ovvero la scritta che sta al di sotto del, correggimi se sbaglio, più o meno del quadrato blu. Avevamo, ovviamente, questo non compare su tutti, su tutti i pigmenti, perché ci sono alcuni pigmenti che vanno a coprire il segnale dell'infrarosso, dipende dalla composizione chimica e dipende anche dal numero di strati che passiamo al di sopra. Quindi se un dipinto ha più strati che vanno oltre i 2 micron, ovviamente ci sarà più problemi, ci saranno problemi a vederlo. Avrei voluto farvi vedere anche la radiografia X, ovviamente gli X qua dentro non possiamo utilizzarli perché la regolamentazione per le radiografie prevede che si lavori all'interno di un bunker, però era importante che voi lo sapeste, ovvero in particolare vi ho fatto vedere anche prima molte immagini con gli X, cioè l'utilizzo degli X come diagnostica. Si va da energie che vanno dai 10 fino ai 100 keV per varie applicazioni, a più basse applicazioni si usano in chimica per la cristallografia, oppure per in ambito medico o in ambito di sicurezza in aeroporto. E gli X passano completamente attraverso il dipinto. Passando attraverso però vengono bloccati da alcuni materiali, è per questo che vengono utilizzati solitamente per andare a studiare quella che è la struttura, in questo caso, di un dipinto. Quindi con gli X riuscite a vedere il telaio, riuscite a vedere i chiodi che sono stati utilizzati per bloccare la tela sul telaio. Questa è la famosa ragazza con l'orecchino di perla e questo è l'X effettuato sul campione, ma si vedono anche non solo gli elementi strutturali, anche alcuni pigmenti di natura inorganica con dei metalli che schermano gli X. Quindi gli X non possono attraversare il pigmento di natura inorganica e vengono bloccati. Qua nella lattaia di Amsterdam si vede, oltre al telaio, interventi di consolidamento con delle viti, ovviamente riconoscete viti di nuova fabbricazione che si aggiungono ai chiodini inizialmente utilizzati per bloccare la tela, ma poi vedete anche ci sono alcuni pigmenti, in particolare la BH, il carbonato basico di piombo, scherma gli X. Quindi gli X non riescono a passare in questa zona e voi avete un'immagine, oltre che un'informazione indiretta, più o meno un po' sulla chimica utilizzata per il bianco. Vado velocemente perché non abbiamo tanto tempo. Tecniche, quindi abbiamo tecniche di superficie dove possiamo studiare la morfologia della superficie. Questo è un esempio di un quadro di Andy Warhol su un acrilico su cui è stato fatto una FM, microscopia a forza atomica, per vedere una formazione di aggregati della vernice acrilica. Qua sotto abbiamo invece un'informazione di tipo elementale. Elementale che significa? Cioè sappiamo gli elementi chimici presenti all'interno del dipinto. Solo l'elemento. Calcio, zinco, piombo, rame, magnesio, ma non oltre questo. Poi abbiamo un'informazione molto più complessa, per esempio, che è un'informazione da un punto di vista chimico-fisico-strutturale. Quindi abbiamo una composizione molecolare. Quindi piombo, magari più ossigeno. O piombo più ossigeno più carbonato, più CO3. Eccolo, la cerussite. Abbiamo carbonato di piombo. Quindi
l'informazione è più complessa. A seconda del tipo di tecnica di indagine che utilizziamo, possiamo avere un livello più o meno dettagliato di informazione. Ovviamente ogni tipo di informazione, volo velocemente su questo, ogni tipo di informazione ha, di tecnica, un suo, una sua sensibilità, tecniche che riescono a rilevare più o meno segnale, oltre a tecniche che rimangono prettamente in superficie e tecniche, come avete visto prima, che scendono in profondità. Perdonatemi, correrò un po' di più perché ci sono un po' di cose da farvi vedere. IR, una di queste, la più utilizzata, è la spettroscopia infrarossa. Spettroscopia infrarossa da distinguersi rispetto alla riflettografia. Avete visto, il sistema della riflettografia è irraggiare con una lampada alogena e raccogliere la parte nell'infrarosso. Qui invece si utilizzano fotoni nell'infrarosso per andare a colpire il campione e andare a indurre una transizione di energia da un livello vibrazionale fondamentale a un livello a più alta energia. Questo succede, le molecole che hanno un dipolo incominciano a muoversi, c'è agitamento, diciamo così, agitazione all'interno delle molecole che risentono di questi fotoni dell'infrarosso e si ottiene uno spettro. Ogni zona, qui vedete centimetri alla meno 1 di cui vi parlavo prima con il numero d'onda, ogni zona dello spettro è caratteristico e ci dà un'informazione su alcuni gruppi presenti all'interno del dipinto. Viene utilizzato per la maggior parte per la parte organica biologica. Questo per esempio è un lavoro che abbiamo fatto all'interno del distretto tecnologico del Lazio, il DTC Lazio, all'interno del progetto Adamo abbiamo fatto un grande lavoro di studio e di caratterizzazione dei processi di regrado all'interno di Palazzo Chigi di Ariccia. Al Palazzo Chigi di Ariccia ci sono i parati fatti di cuoio e la tecnica utilizzata è cuoio, colla animale, lamina di argento e sopra lo stato pittorico. Perché la lamina di argento? Perché non potendo utilizzare l'oro, si utilizzava sotto una lamina d'argento con una vernice gialla che restituiva il colore dell'oro. Perché l'argento sotto ovviamente sbrilluccica, fatemi passare questo termine, e quindi il colore giallo veniva data poi dal colorante, dalla resina. Abbiamo studiato con un approccio multitecnica, tutti questi studi sono fatti con approccio multitecnica. In particolare sul, diciamo, il task che presiedevo di progetto c'era tutta una serie di contributi da parte dell'Enea, da parte della Sapienza. Noi ci siamo occupati di lavorare sul campione con gli X, con l'infrarosso e bombardamento ionico. E abbiamo scoperto che il cuoio si stava degradando, c'era una formazione di ossidi sulla superficie dell'argento, tutta una serie di aspetti che ora non vi racconterò. In particolare mi concentro sulla parte IR, cioè abbiamo colpito il campione con una radiazione infrarossa e abbiamo raccolto un'informazione relativa a proteine, presenza di proteine, e quindi abbiamo dedotto la presenza di colla animale, la presenza di oli, in particolare, in generale oli, e poi una colofonia gialla che dava quella colorazione gialla. Il nostro Mondrian, faremo una misura ora in questo momento di spettroscopia IR con uno strumento IR portatile. Quello che vedete posizionato sul cavalletto è un IR che ci permette di avere un'informazione in tempo reale. Ora Morena e Valerio quello che faranno è posizionare, già posizionato in particolare sul rosso, è posizionato, come vedete, la testa di misura da dove esce l'infrarosso è a intimo contatto e deve essere a stretto contatto con la superficie del dipinto. Verrà generata la radiazione infrarossa, ora Morena partirà con la scansione. Ok, area analizzata, è stato fatto in precedenza un background, quello che viene chiamato background, ovvero uno spettro di riferimento, e nel frattempo loro stanno iniziando ad acquisire. Vedete cosa succede? Nel frattempo, ecco, qua sotto sta incominciando ad acquisire tutta una serie di scansioni. E man mano che le scansioni vengono fatte, ovvero il detector vede tutto quello che viene riemesso nell'infrarosso,
quello che viene assorbito comparirà come sotto forma di banda all'interno di uno spettro, così come avete visto nelle immagini precedenti. Eccolo, questo è lo spettro. Avete su una scala in centimetri il numero d'onda in centimetri alla meno 1 e ora in particolare tra 1000 e 1200, se non mi sbaglio, ecco qua, in particolare tra 1000 e 1200, cioè si vede? Ok. Forse la risoluzione non ce lo permette, ma dovrebbe essere da queste parti. Ah, ecco, qui. Questa qua, tra 1000 e 1200, è il legante della gomma arabica utilizzata per preparare il rosso. Il rosso è stato realizzato con un rosso alizzarina, una molecola organica, ora ve la farò vedere, utilizzando all'interno un legante. Il legante è sempre quello di cui vi parlavo prima, all'interno del quale viene disperso il colorante e poi applicato. È un polisaccaride. La gomma arabica è un polisaccaride, qua si vede malissimo, ma è un polisaccaride, è una delle bande, dei segnali caratteristici, è proprio tra 1000 e 1200. Ovviamente all'interno avete tutta una serie di segnali che ovviamente dovute anche alla presenza della lizzarina. La lizzarina è un colorante di natura organica e viene ottenuta attraverso la radice della Rubia tinctorum, quindi si pestava la radice e si otteneva il colorante a partire dalla radice. Come queste esistono anche altre tipologie, vi ho messo la formula chimica qua sopra, poco vi dirà, diciamo, però qui avete in particolare come rappresentata, ma oltre al rosso alizzarina, ci esistono altre, c'è la cocciniglia, abbiamo l'acido carminico appunto che deriva dalla cocciniglia, ovvero che sono degli animali, quindi venivano raccolti gli animali e pestati. All'interno di questo estratto c'era anche il colorante. Purtroppo tutta una serie di animali sono morti per il nome dell'arte, tra cui anche la murice comune, che è un mollusco che veniva utilizzata da tempi antichi per realizzare la porpora. Questo però è l'unico, diciamo, molecola che all'interno, questo dibromo indico, di colore inizialmente bluastro intenso, ma che poi vira verso il rosso lavorato, e questa è la porpora. E la porpora viene utilizzata da sempre per realizzare il rosso. Ci siamo? Oltre a questo c'è qualcos'altro da scoprire, ovvero proviamo a spostarci sulla destra del quadro. Vediamo un attimo. Allora, ci siamo spostati verso il verde. Ok, siamo verso il verde, più o meno siamo in questa zona qua. Morena ha lanciato lo spettro prima in modo da accorciare i tempi, altrimenti non ci entreremo mai. E se ci fai vedere quello che è comparso, eccolo. Ah, lo vedo. Scusate. Allora, aspettate un attimo. Ok. Dovremmo esserci. Ci siamo? Ok. Allora, ci dovrebbe essere una banda intorno a 1007? Sì, più o meno una banda intorno al 1007. Caratteristica di uno stretching di un CO, ditemi voi, ok? E questo spettro in particolare, una volta passato per interpretazione, in particolare riassegnando quella banda, non è altro che un segnale di olio. Quindi quello è il segnale dell'acido linoleico, e quello che abbiamo scoperto è che metà di questo quadro è stato realizzato utilizzando colori ad olio. E quindi voi vi chiederete, ma l'altra metà? L'olio è legante, è fatto da una serie di acidi grassi, e gli acidi grassi a diversa composizione. La maggior parte dei quadri, tanti quadri che trovate in determinati periodi storici, sono realizzati ad olio. Quindi significa che i ragazzi in particolare hanno utilizzato l'olio di semi di lino che abbiamo comprato e i colori che vedete sulla parte destra
del dipinto sono stati sciolti all'interno dell'olio. Se poi dopo, magari alla fine del talk, potete vedere, l'olio ci vuole tanto tempo per asciugarsi. E ci sono ancora zone, nonostante abbiamo finito una settimana fa, ci sono ancora zone dove si vede l'olio. Ci siamo? Parte di sinistra, ci spostiamo da sinistra a destra e quello che vediamo forse lo spettro è stato acquisito e dovremmo vedere una banda intorno a una doppia banda, una a 900 più o meno, eccola là, questa più intensa e un'altra più o meno intorno sempre a 1600 più o meno, intorno a 1600. Queste due bande sono relative all'utilizzo sulla parte in bianco che vedete ad un bianco di titanio, TiO, con l'utilizzo di uovo. Quindi tutta la parte di sinistra è stata realizzata utilizzando come legante i colori sono stati sciolti all'interno dell'uovo. Non tutto l'uovo come la frittata, ovviamente, anche io pensavo così. E invece Valerio mi ha insegnato che si utilizza solamente la parte di rosso di uovo, aggiungendo quello che è un antiputrescente solitamente utilizzato dalle vecchie ricette, si aggiunge dell'aceto, quindi acido acetico all'interno, per evitare che tutto puzzi, anche se abbiamo avuto il laboratorio pieno di un certo odorino per un bel po' di tempo. Vabbè, detto ciò, accoppiato all'IR abbiamo il Raman, non si può parlare di IR senza Raman. La spettroscopia Raman è una spettroscopia, sapete che una radiazione può essere assorbita, trasmessa, riflessa, ma anche diffusa o scatterata. Il Raman sfrutta questo principio della radiazione diffusa per andare a fornire informazioni non solo elementari ma strutturali, quindi non sappiamo solo l'informazione sul singolo elemento, sul piombo, ma quello che vi dicevo prima, possiamo capire in base ai segnali, purtroppo ho cercato di farvi di tutto per portare un Raman ma non è stato possibile. È possibile sapere che non solo è carbonato, per esempio l'esempio che vi facevo prima, carbonato di piombo, in particolare cerussite, quindi da un punto di vista mineralogico è possibile anche dare una precisa attribuzione a quel tipo di pigmento inorganico. Abbiamo fatto un bellissimo lavoro insieme alla professoressa Sodo dell'Università di Roma III, una delle più grandi esperte di Raman, e quello che abbiamo visto, abbiamo studiato il famoso Hieronymus Bosch che vi avevo fatto vedere in precedenza, questo era un lavoro un po' più casto, era il trittico di Santa Caterina, conservato alle gallerie dell'Accademia di Venezia, e in particolare queste sono sezioni stratigrafiche, all'interno di queste sezioni la sezione stratigrafica non è altro che un pezzo prelevato, messo in modo trasversale si possono vedere i singoli strati con cui è stato studiato. Questo è fondamentale per capire come agire a livello di restauro. Quello che abbiamo visto, il gruppo della professoressa Sodo ha visto tra le varie cose che abbiamo studiato e abbiamo pubblicato, c'era delle zone più scure del dipinto di Santa Caterina e questo è attribuito proprio al fatto che veniva utilizzato il cinabro HGS per dare il rosso, ma col tempo, essendo questa esposta a Venezia, quindi umidità, mare, avete sentito insomma ultimamente che cosa è successo, cloro significa anche che il cinabro si è trasformato in calomelano, e il cinabro è rosso, il calomelano è nero. Quindi una parte del dipinto si era degradata e alcune zone più scure erano dovute proprio al fatto che il cinabro si era trasformato in calomelano. Chiudiamo questa parte di caratterizzazione con l'XRF, ovvero tecnica fondamentale nel campo dei beni culturali, ovvero è fluorescenza indotta da X. La radiazione colpisce l'elemento chimico, viene spiazzato un elettrone dall'orbitale più interno, gli orbitali più esterni ricadono all'interno della lacuna generata ed emettono una radiazione caratteristica.
Gli orbitali che vedete all'interno vengono nominati con lettere K, L ed M, e invece l'elettrone che salta dall'esterno verso l'interno, o meglio, da un orbitale a più alta energia a una più bassa energia, vengono nominati alfa o beta, secondo se provengono da questo o da quest'altro livello. Quindi ogni elemento chimico avrà nell'XRF un K alfa, un K beta, un L alfa, un L beta, e ogni linea di queste qua è caratteristica di un singolo elemento, quindi posso conoscere un elemento. Sulla parte XRF abbiamo svolto un bellissimo progetto premiato, vinto con la Regione Lazio proprio nel 2018, che ci ha permesso di dare lavoro a Valerio, Morena, insomma, e a questi postdoc. E questo è stato fatto attraverso un'opera di trasferimento tecnologico, ovvero l'INFN, che è specializzata su elettronica, rivelatori per apparati di alte energie, ha trasferito la parte di rilevatori e di elettronica su un'azienda, le competenze su un'azienda, in particolare l'azienda di Stefano. Stefano Ridolfi dell'Ars Mensure ha potuto in questo modo, o meglio, arriveremo a fine progetto, che l'azienda sarà in possesso di un sistema scanner macro XRF, che significa che l'indagine viene svolta puntualmente e non solo sul singolo punto, ma motorizzata, avrà la possibilità di effettuare una scansione su un intero quadro, e quindi quelle mappe elementali che vi ho fatto vedere potranno essere effettuate anche su grandi dipinti. Questo è un progetto che prevede inoltre l'aumento del numero di detector da un solo rivelatore classico fino a N più 1 rivelatori. Quindi significa che funzionerà meglio il sistema, acquisirà molto più velocemente e avrà un livello di informazione maggiore. Questo è un progetto in collaborazione appunto con la ditta che è l'Ars Mensure e con la Galleria Nazionale di Arte Moderna, che se tutto va bene ci metterà a disposizione il Klimt, le tre età della donna, e il CNR. Se sei pronto, procediamo. Nel frattempo che Stefano vi faccia un esempio, questo è uno dei lavori che abbiamo realizzato recentemente in corso di realizzazione, ovvero un lavoro basato proprio su quel rapporto K alfa K beta di cui vi dicevo. C'è la possibilità, studiando questi due rapporti tra i segnali, determinare lo spessore di una ricopertura di una lamina all'interno di un manufatto antico. Esempio, quello che vedete qua sopra è un manufatto di bronzo ricoperto d'oro con una lamina d'oro. Solitamente per studiare la lamina d'oro si taglia un pezzo del manufatto, quindi è distruttiva, altamente distruttiva, e si fanno le sezioni stratigrafiche. Attraverso questo approccio di calcolo è possibile determinare lo spessore medio di ricopertura di oro, in questo caso specifico, attraverso una misura di XRF, quindi di fluorescenza indotta da X. Se Stefano è pronto, vi facciamo vedere velocemente un paio di esempi e di come l'XRF è strutturato. Allora, Valerio tiene in mano un sistema portatile dell'Ars Mensure, che non è ovviamente l'XRF scanner di cui ho parlato. Se inquadri Morena sopra, vedete la sorgente ed il detector. Questa, dove sta? Questa qua è il tubo radiogeno, è la sorgente che emette gli X. Questo qua invece è il detector, che li raccoglie e studia il segnale X proveniente dalla sorgente. Ora sta effettuando una misura sul... va sul blu. Se va sul blu, il blu cosa... se inquadri Stefano, lo spettro di Stefano. Eccolo. Ci dici qualcosa? Picco del rame, quindi questo è potenzialmente un pigmento a base di rame, poi vi dirò ovviamente che cos'è. Però ovviamente ci sono una serie, passiamo su un bianco, vi ho parlato della biacca, la biacca non si usa più, perché il piombo non può essere utilizzato, perché è cancerogeno, tutta una serie di problemi. Quindi ovviamente il piombo, la biacca, ok, tagliamo. Facciamo vedere solamente un bianco. Ecco, su... ora sta acquisendo il segnale sullo spettro.
Ecco, cos'è? È diverso da prima, cilicio e titanio. In base a quello che avete sentito prima, che bianco potrebbe essere? È un bianco ossido di titanio. E infatti sul nostro Mondrian quello che abbiamo fatto è realizzare, in particolare prima avete visto il rame, quello che abbiamo fatto è una rame, abbiamo utilizzato una rame ftalocianina, un composto organico con all'interno un metallo, che dà una colorazione blu. Questo è il panorama completo di tutti i pigmenti e i coloranti che abbiamo utilizzato per realizzare questa tavola. Chiudo la parte sul nostro, diciamo, core business, oltre a questo, ovvero che sono gli esperimenti di bombardamento ionico, quello che vi dicevo prima. È possibile avere un livello di informazione alto, ma purtroppo utilizzando grandi macchinari. È possibile effettuare, colpire il campione con degli ioni, avete visto fino ad ora radiazioni, abbiamo parlato di infrarosso, ultravioletto, visibile, abbiamo visto gli X, qui colpiamo il campione con, facciamo bombardamento ionico, quindi prendiamo ioni a bassa energia, colpiamo e preleviamo del materiale dal primo nanometro, Quindi può essere considerata quasi non distruttiva, o se vogliamo essere pignoli, nanodistruttiva. Quello che però si può ottenere è tutta una serie di informazioni a livello composizionale. Questo è uno studio del tumore del bronzo che abbiamo fatto in collaborazione col CNR. Il tumore del bronzo è un problema che avviene sui manufatti metallici, ovvero il rame che sta all'interno del manufatto, interagendo con agenti esterni, cambia la struttura. Cambiando la struttura, il volume molare è maggiore, cresce la struttura all'interno e rompe la patina. Quindi questo è quello che succede, vedrete delle escrescenze sui manufatti e queste escrescenze non sono altro che in particolare cloruri di rame, ossidi di rame e composti particolari come questo. È possibile anche tracciarli non solo lungo X e Y, ma anche lungo Z. Quindi significa che abbiamo le mappe tridimensionali su quel singolo campione. Abbiamo l'informazione elementale, l'informazione molecolare, quindi sappiamo definire quale composto è con una particolare precisione. Però per avere tutto questo bagaglio di informazioni bisogna distruggere parzialmente il campione e prelevarne un pezzo. O se siamo fortunati, il campione è piccolo, si riesce a prendere una piccola zona. Salto su cose non importanti. Conclusioni. Le conclusioni le ho già dette. Le conclusioni sono che la parte dei beni culturali non ha bisogno di poche competenze, ha bisogno delle competenze di tutta la parte scientifica, di competenze trasversali come storici dell'arte, storici anche, ma non solo di competenze che conosciamo e che ora riusciamo ad applicare, anche di competenze successive che fin da ora non pensiamo, come l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale andrà nei prossimi anni a lavorare anche sui beni culturali. Quindi è qualcosa che noi ora non pensiamo applicabile al campo dei beni culturali, ma anche l'intelligenza artificiale, così come le altre competenze che vi ho descritto prima, possono essere applicate a questo campo. L'importante è la transdisciplinarità. Ringraziamenti ovviamente Stefano dell'Ars Menzura che ci ha supportato, il CISTEC che ci ha prestato la parte di infrarosso portatile, il CNR con cui collaboriamo, il più grande ringraziamento vanno a Valerio e a Morena che hanno realizzato il quadro e hanno lavorato circa 10 giorni per realizzare questo quadro. E tutto questo è il gruppo del laboratorio. Come vedete, vi dicevo prima, siamo fortunati, è un gruppo grande e con diverse competenze. Cioè sono Paolo Branchini, che è un fisico delle alte energie, che io ho tirato dentro il mondo dei beni culturali, insieme per i capelli, direi quasi, insieme ad Andrea Fabbri, che è un ingegnere elettronico, a Domenico Riondino, anche lui ingegnere elettronico, anche loro tirati all'interno del mondo dei beni culturali. Stefania De Rosa, che invece si occupa di materiali a bassa dimensionalità, Sabrina Calvi che si occupa di materiali per l'elettronica, vi dicevo noi abbiamo anche altre linee di ricerca, e in particolare Valerio Morena, Chiara che è una borsista, e Sergio, il nostro brasiliano dottorando di Sapienza, ma che lavora 3 giorni su 5 con noi, che è quella persona che si occupa dei calcoli K-alfa, K-beta sugli spessori dei metalli di cui vi ho parlato. E ovviamente il ringraziamento, avete visto i soldi, a chi ci finanzia, perché senza di quello non potremmo
chiamare le persone a lavorare con noi e da soli non riusciremo a fare molto. Quindi Ecodigit, il progetto Ecodigit, in particolare su cui Antonio Butano, sempre dell'INFN, è uno dei work package leader, e Adamo, progetto Adamo, e ovviamente la Regione Lazio, tutti voi che siete qui e la mia famiglia che sta lassù. Se avete... Abbiamo ancora un po' di tempo prima che ci caccino via, quindi se avete delle curiosità, volete fare delle domande, alzate la mano. Basta il primo, come succede sempre, basta il primo che rompe il ghiaccio e poi tutti gli altri vanno a ruota. Volevo fare una domanda premettendo che, benché ho studiato fisica, sono una giornalista, quindi faccio domande da giornalista. Nel vostro gruppo, da quello che ho capito, di quali beni culturali, non credo la Gioconda ve l'abbiano messa in mano, ecco, invece quali beni culturali avete curato? Allora, la maggior parte, diciamo, come dicevo prima, sono fondamentalmente dipinti, sia tavole, ovviamente campioni che provengono da dipinti, e tavole anche di una certa importanza. Non vi ho mostrato dei lavori su Giotto, abbiamo lavorato su Bosch, abbiamo lavorato sì, anche di un certo rilievo. Collaboriamo con l'ICR, quindi l'ICR è l'Istituto Centrale del Restauro, è, diciamo, l'istituto che ha in mano la maggior parte dei campioni. Abbiamo lavorato sulla Cappella degli Scrovegni, ma anche sui metalli. Un nostro grosso filone è sulla parte dei metalli, quindi sui prodotti di degrado dei metalli e su manufatti metallici, quello che succede nell'interazione tra metallo ed ambiente, quello che poi porta al degrado del materiale metallico. Mentre pensate se fare un'altra domanda, io vi ricordo che appunto questa è l'ultima conferenza di quest'anno, ma fuori trovate il programma preliminare delle prossime conferenze, e la prima del 2020 sarà il 5 febbraio, La luce oscura, messaggero da un mondo nascosto. Io vi aggiungo anche un altro messaggio da portare a casa, che il 31 gennaio, se volete passare in dipartimento da noi, c'è Occhi sulla Luna, dove i laboratori saranno aperti, noi saremo aperti in via della Vasca Navale 84, e ci organizziamo ciclicamente questa serie di eventi dove ci sono i laboratori aperti e voi potete entrare a visitare e a chiedere. Ci potrebbe dire qualcosa di più su questo rapporto K beta K alfa? Allora, il rapporto viene fondamentalmente dall'energia che viene dal delta che viene generato quando l'elettrone ricade sull'orbitale dove era stata generata la lacuna. Quindi il primo elettrone, in questo caso in particolare, lei chiedeva sull'applicazione o sulla teoria in generale. Quello... Sì. Ah, come farà a vedere che c'è... Allora, il rapporto tra i due ci dà l'informazione, come lei sa, sulla parte elementale. Se la sua domanda era riferita allo strato in particolare, essendo un metallo, ovviamente l'informazione avviene puntuale sul metallo in questione. In particolare, lavorando sui rapporti, quindi sul calcolo tra il rapporto tra questi due segnali, K alfa e K beta, è possibile tra i due determinare lo spessore di quel metallo. Quindi, essendo provenendo i due segnali, il rapporto tra i due segnali indicativo dello spessore, dipendendo dal spessore, rugosità, distribuzione sulla superficie, sono una serie di parametri, mettendo insieme all'interno dell'algoritmo tutti questi parametri, si riesce a determinare uno spessore medio, ovviamente con un livello di incertezza. Parliamo di spessori di qualche micron. Quindi questo layer che vedete qua sopra, questo è il layer d'oro, vedete i canali all'interno del quale passano, i microcanali all'interno del quale passano i materiali, più o meno lo spessore stimato è di qualche micron, tra i 2 e i 3 micron. È una media effettuata su una zona grande, quindi con un margine di errore.
Luca, se posso, allora voi scoprite un degrado, una zona perturbata, non so come dire, del dipinto o di un'altra opera d'arte. Chiaramente immagino nessuno va lì e ricolora. No. Qualcuno l'ha fatto. Allora, magari nei tempi antichi. No, allora, ci dai un esempio di un protocollo che voi suggerite a un restauratore per intervenire su quella parte o non intervenire su quella parte? Cioè, che tipo di informazioni fornite poi a chi poi gestisce, non so se il termine è adatto, quell'opera d'arte? Allora, quello che facciamo è assolutamente... sicuramente non entrare all'interno del campo del restauratore, però quello che facciamo è dire quali sono i materiali utilizzati e i prodotti di degrado. Poi è il restauratore a capire come agire, sia da un termine, in termini chimici, quindi quale prodotto utilizzare, sia in termine fisico, se rimuovere o lasciare fisicamente quel prodotto di degrado. E poi c'è, oltre alla parte di conservazione, c'è la parte di restauro, quindi il materiale, gli strati più esterni o quelli esposti, noi forniamo informazioni chimiche e eventualmente anche di localizzazione, poi è il restauratore a decidere cosa applicare e dove applicare in termini di restauro. Quindi non entriamo, diciamo, nel loro campo, ma le informazioni che forniamo è chimica e eventualmente di localizzazione. Sì. E niente, mi chiedevo se tramite, una volta diciamo acquisita la composizione elementare che ci sta dietro, è possibile tramite la quantità di quell'elemento, come il ramo, il titanio che dà il bianco, tramite la quantità riuscire a ricavare o perlomeno avere un'agevolazione per la datazione? Può aiutare? Allora, no, la quantità no. Per la datazione solitamente si fa riferimento alla datazione con il radiocarbonio, quindi di roba organica. Quindi avete bisogno che ci sia del carbonio. Quindi eventualmente non proprio sul titanio, ma si può lavorare sulle tele o magari sul legno utilizzato. Però vi ricordate quando ho parlato del falso? Il falsario, che non è scemo, scusatemi la terminologia, a cosa fa? Utilizza tele e materiali, anche i supporti lignei di quel periodo. Quindi se riesce a trovare una tela del 1700, ridipinge sopra con i coloranti e i pigmenti utilizzati e lo stile pittorico utilizzato, e ce ne sono tanti falsi in giro. Il generale dei carabinieri ci riferiva che sono state scoperte mostre dove il 60% dei quadri esposti era falso. Quindi è un fenomeno molto diffuso. Dubbi? Curiosità? Va bene, allora ringraziamo... C'è un signore lì? Ah, l'ultimo. Buonasera, finito il finanziamento dalla Regione Lazio, tutte queste sinergie, che fine faranno? Grazie. Lei tocca un tasto dolente, ovvero il nostro compito, in particolare il mio compito, è, a parte scrivere gli articoli, diciamo, e trovare i finanziamenti. Quindi quello che facciamo è cercare finanziamenti per mantenere i ragazzi, soprattutto ragazzi e strumenti, che sul caso di large scale facility, cioè di laboratori con grossa strumentazione, necessitano di molti soldi. Quindi nel nostro caso mantenere un sistema di bombardamento ionico costa 30.000 euro l'anno. Devo trovare quei soldi e devo trovare anche i soldi per tenere i ragazzi. Questi ragazzi che sono conservation scientist, ora parlo di Valerio e Morena, ma sono, perché ci sono loro qui con me, sono ragazzi che hanno una preparazione a tutto tondo, che hanno un dottorato in scienze dei materiali, sono persone ovviamente altamente preparate e che vanno ovviamente valorizzate. Noi gli possiamo offrire il supporto scientifico, quello che dobbiamo fare, dobbiamo anche offrirgli un supporto economico. Quindi alla fine del progetto, o meglio, noi già stiamo lavorando per la fine del progetto, che sarà tra un anno, per cercare di trovare il prolungamento. Un altro progetto. E il problema maggiore è proprio quello di trovare possibilità di stabilizzazione per le persone giovani, perché tra quelli di noi che hanno già una posizione stabile, le sinergie che nascono si conservano facilmente. Il problema è mantenere i giovani. Va bene, allora a questo punto
auguro a tutti buon Natale, ci vediamo l'anno prossimo e ringraziamo di nuovo Luca.